Il commissario dell'Ulse4 Carlo Bramezza, il sindaco di Cavallino Treporti Roberta Nesto e il presidente di Asso Camping Francesco Berton hanno presentato il nuovo distretto sociosanitario unico che nascerà in via Treportina e che proprio in questi giorni ha avuto l'approvazione della Commissione regionale per gli investimenti tecnologici. Costruiremo la nuova sede del distretto sanitario con il nuovo punto di primo intervento e la nuova sede per i veterinari. Su un'area di 4.000 e passa metri quadri messa a disposizione dal comune Cavallino Treporti, il progetto per l'edificio ci è stato regalato dall'Asso Camping e l'importo dei lavori sarà sui 2.700.000 euro. Edificio pensato assolutamente per le esigenze del nostro territorio, in cui raggruppa un po' tutti i servizi. Questo per noi è di grande soddisfazione. Tutto era iniziato nel maggio del 2017 col presidente Zaia e grazie al direttore generale Bramezza e a tutta l'AS siamo riusciti a portare a casa questo importante risultato. Ovviamente per avere l'opera costruita ci vuole ancora un po' di tempo, ma già il fatto che l'iter sia iniziato per noi è di grande importanza. Noi doniamo il progetto, di fatto è un intervento che è sicuramente fondamentale per la cittadinanza, quindi in primis per i cittadini di Cavallino Treporti, ma anche un importante risvolto dal punto di vista turistico. In una località come la nostra, frequentata da famiglie con bambini, magari anche anziani in bassa stagione che da decenni frequentano la nostra località, avere un servizio sanitario, soprattutto di emergenza, è fondamentale.